Nell'ultimo decreto il Premier Conte ha rinviato di una settimana la decisione sull'eventuale chiusura di piscine e palestre. Intanto si sono intensificati i controlli dei NAS negli impianti sportivi. Noi ne abbiamo seguito uno con Sara Meini. Le palestre e le piscine toscane non presentano particolari criticità. Non hanno dubbi gli uomini del NAS, i nuclei antisofisticazione e sanità dell'Arma dei Carabinieri. Controlli a tappeto negli ultimi giorni, praticamente concentrati sugli impianti sportivi della regione e nessuna particolare segnalazione. Tutti seguono dei protocolli speciali da giugno scorso. Per andare nelle piscine e nelle palestre serve una prenotazione. Ci si deve misurare la temperatura all'ingresso e poi è fondamentale mantenere le distanze e l'utilizzo della mascherina. Il solo pensiero che tra qualche giorno un nuovo decreto possa chiudere gli impianti fa rabbrividire. L'abbiamo visto durante il lockdown di fine inverno-primavera, dove appunto abbiamo poi riscontrato molti ragazzi che hanno smesso l'attività, perché smettere così è molto deleterio. Più che dei censori, i NAS si sono mostrati dei moralizzatori, chiedono ai gestori e ai direttori di sensibilizzare gli utenti. La mascherina va messa tra un esercizio e l'altro in palestra, in piscina fino a bordo vasca. Fondamentale è la sanificazione degli attrezzi e il fatto che non venga lasciato nulla negli spogliatoi. Seguendo tutte queste regole, le piscine e le palestre sono sicure. Così dicono anche dalla WISP. Noi abbiamo messo in moto tutte le procedure, tutti i protocolli previsti dal governo e quindi riteniamo che questa cosa non si debba attuare, perché sarebbe un problema anche di salute e di garantire a tutti i cittadini di fare pratica motoria. Il pomeriggio ci sono i corsi dei bambini, ma anche in questo caso non si sgarra. I genitori lasciano i figli sulla porta delle piscine e se ne vanno. Il resto, con costi molto onerosi, lo fanno gli addetti con i piccoli, che all'improvviso, pur di fare sport, sono dovuti crescere. Si lavano e si vestono da soli, senza l'aiuto di mamma o papà. I bambini comunque stanno a distanza, cerchiamo di tenerli anche a distanza nell'acqua. E sono contingentati anche nello spogliatoio, quindi vengono mandati in modo scaglionato fuori dall'acqua nello spogliatoio, non tutti insieme come prima.